Abbiamo appena ascoltato uno dei canti più suggestivi del repertorio cosiddetto gregoriano. Un canto che ha segnato l'esperienza liturgica ed ecclesiale per secoli. La funzione di questa melodia corrisponde al nostro odierno. Salmo responsoriale e nella liturgia rinnovata dopo il Concilio Vaticano II, il responsorio graduale, Christus Factus est obedience, viene cantato due volte: la Domenica delle Palme all'inizio della Settimana Santa, e in un momento. Quanto mai fondamentale per l'esperienza salvifica di Cristo e per la nostra stessa vita oggi, il Venerdì Santo, durante la solenne azione pomeridiana, dove facciamo particolare memoria della passione e morte del Signore. Se voi avete prestato un minimo di attenzione, avrete ascoltato il testo paolino, o che San Paolo ha ripreso forse da un precedente inno liturgico, ed è il testo fissato nella lettera ai filippesi al secondo capitolo. Questo canto, come vi dicevo, si colloca tradizionalmente al centro della liturgia del Venerdì Santo. E non dobbiamo sottovalutare la funzione esegetica di spiegazione della realtà letterale del testo e della tematica della realtà vissuta dal Signore Gesù nei giorni della sua passione, morte e risurrezione. Certamente il venerdì santo sottolinea l'aspetto della passione e della morte e paradossalmente un inno che sottolinea il fallimento radicale, totale, di colui che si è rappresentato come Figlio di Dio, vero Dio e vero uomo. Ecco, se voi avete prestato attenzione, avete sentito che il testo, Paolino, ha avuto un rivestimento melodico che mette in evidenza il contrasto tra le prime affermazioni e quanto viene poi cantato con slancio, con forza entusiasmante, nella seconda parte, in quello che viene chiamato il verso. La prima parte il responso Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem mortem autem crucis. Questa frase è cantata in una posizione grave verso il basso dove la parola crucis Cristo si è fatto obbediente sino a morire sino alla morte ma non una morte come quella che noi affrontiamo la morte di croce cioè un delitto nel delitto una vera ignominia era la condanna pestilenziale che copriva totalmente il condannato, sfigurandolo, togliendogli ogni dignità. La morte di croce è l'abisso dell'esistenza che scompare, che sembra inghiottita dal nulla, come è avvenuto con il Signore Gesù. Ma Cristo benedetto è il Figlio di Dio. E nella seconda parte del testo paolino, e quindi anche del nostro responsorio graduale, il canto abbandona la sfera grave e si innalza, sino a raggiungere dei vertici notevoli, dove la melodia diventa leggera e trascina, nella gloria del paradiso, coloro che cantano, coloro che ascoltano, coloro che fanno l'esperienza che ci viene donata dalla liturgia in questa settimana santa. Si può vivere il cammino della passione senza rimanere tramortiti ed esausti solo se si, si vede al di là, al di là della morte di Cristo, al di là della nostra morte, e la vita che Cristo ha inaugurato con la sua risurrezione, non è una porta che si apre alla baldoria, a una stolta vuota, insignificante, è la gioia pasquale della risurrezione che nasce dalla morte. La morte senza risurrezione è la fine totale, ma la risurrezione senza la morte redentrice, salvifica di Cristo, sarebbe del tutto vana. Sarebbe semplicemente un miraggio. Una battuta, forse meglio dire, una espressione che alcune decine di anni fa veniva spesso pronunziata in ambito cristiano e mi aveva sempre lasciato un po' dubbioso, aveva creato in me un malessere era l'espressione il mistero pasquale. Perché perché questa espressione veniva ripetuta con troppa leggerezza e con troppa frequenza. E ogni volta io sentivo queste parole mistero pasquale non potevo fare che pensare a un'espressione analoga nel campo, diciamo, opposto lotta di classe sono due espressioni che non dicono nulla sono il vuoto e l'impossibilità di esprimere ciò che si vive quindi sono formulazioni meccaniche, senza vita, che non portano vita, non portano la vita della risurrezione, non portano la libertà ai poveri, agli oppressi. Eppure si deve proprio parlare di mistero. Ed è il mistero che oggi alcuni di noi potrei dire molte persone hanno fatto è un'esperienza che ha colpito quanti hanno dovuto affrontare il calvario del virus hanno dovuto attraversare quella situazione enigmatica quando si è appesi a un filo fragilissimo quando la morte appariva all'orizzonte e con il suo gelo faceva toccare vertici della temperatura corporea inauditi, quando i polmoni non potevano più dilatarsi, l'aria non giungeva e non era in grado di uscire, eravamo forse paralizzati. Questa esperienza del virus che oggi dilaga è un'esperienza che ci porta vicino alla comprensione del mistero pasquale. Quando tra cedimento totale dell'organismo, quando tra rinuncia a una reazione. Perché non abbiamo più la forza quando si ha l'impressione di cadere nel baratro del vuoto. Di colpo, forse dopo momenti, ore di incoscienza, di sonno, eccoci, ci risveglia una luce, una speranza, si riacquista la coscienza di essere e di essere vivi. La massima parte delle persone non ha dovuto affrontare questo dramma, ma lo conosciamo da vicino o perché l'abbiamo vissuto in prima persona o perché la morte ci è passata di fianco e noi siamo rimasti indenni, ma speriamo indenni a livello fisico, fisiologico, senza cadere nel baratro non più di una sofferenza infinita e alla fine della morte perché c'è anche il baratro della morte dello spirito quando non si è più se stessi vivere da morte e la risurrezione di Cristo come ci ricorda San Paolo nella lettera ai filippesi e come il graduale Cristus Factus Est ogni anno ci pone di fronte agli occhi. Questa è l'esperienza pasquale, per tutti. Oh, Ora dentro su me carme, teme il concilio. Argorfeta alma luce, o sacrandum protulit, fertor pruna presens furba, salvatori sepuli. O redemptor sume carne, temet concinen Consecrare tu dignare, resperen nis patrie, o colibum signum, O redentus sume carnet, temet concinencium, si tec dies vestanobis secularum seculis, si sacra ta digna laudis, Nesse tempore. Orenem tu sume carmen, temet conciliam. Il cammino che percorriamo in questa settimana santa tocca alcuni momenti e luoghi dello spirito che segnano in modo forte la nostra esistenza. Ci sono delle novità, ma per lo più il cammino ci porta a riconsiderare delle tappe fondamentali. Della vita cristiana e della esistenza sociale, partendo da quell'evento straordinario, cioè fuori dell'ordinario, un evento che non è alla portata dell'uomo e che noi non possiamo neppure manipolare o adattare secondo i nostri gusti, è un evento che manifesta la gratuità totale di Dio nei nostri confronti. Il Dio che ci ha creati e che ci riconosce come suoi figli. E questo avviene nel battesimo. Ci sono vari momenti che ricordano il battesimo. Pensiamo soprattutto alla veglia pasquale, ma all'interno del battesimo, una persona per la prima volta viene quasi equiparato ai re di Israele, viene unto, e la forza di questa unzione. Con il sacro crisma, alla stessa radice della crema, è quella di nobilitare la persona, è quella di trasformarci, di avviarci in un cammino che si inoltra in quel giardino delle meraviglie di Dio che è il paradiso. E in questo cammino Ciascuno di noi è chiamato a cogliere i fiori più belli, è chiamato a respirare e a godere del profumo delle virtù, della santità. Può scoprire quelle dimensioni dell'esistenza di Cristo che sono anche le tre dimensioni fondamentali della nostra esistenza, anche oggi. La regalità, la profezia, il sacerdozio. Abbiamo tanto tempo a disposizione, la clausura a cui ci costringe il virus comporta anche degli aspetti positivi ci fa rallentare la fretta, impedisce una dissipazione superficiale a bolle di sapone. Pensiamo un poco al crisma, all'unzione profetica, regale, sacerdotale. Si ego dominus et magister peste la vivo bis fedes quam tu

Congregabit nos in humo Christia, exultemus et in Wieder. Il cammino nel giardino che ci porta al paradiso non ci trova soli e tantomeno isolati. Un aspetto di quella clausura causata dal virus, un aspetto fondamentale è lo stare soli. Ma i nostri padri ci insegnano ad avere particolare attenzione verso questa situazione dello stare soli. Perché può essere un isolamento e può essere la solitudine. L'isolamento al quale ci condanniamo troncando tutte le relazioni. La solitudine, che è la capacità di restare con noi stessi, solo con noi, per poter penetrare nella nostra persona e scendere alla scoperta del tempio interiore dove ci troviamo alla presenza di Dio. E in questo tempio interiore, alla presenza di Dio, se veramente viviamo nella fede, poco per volta riusciamo a scorgere anche il volto delle sorelle, dei fratelli, di quanti conosciamo e dell'infinità di persone di cui non conosciamo neppure il nome, ma sono lì presenti nel nostro cuore, nel santuario dello Spirito Santo. Per questo motivo, proprio la centralità di Cristo nella nostra vita, il mettere Cristo al primo posto nei nostri pensieri, non esclude le persone. E basta ascoltare un poco un'antifona del mandatum della lavanda dei piedi del Giovedì Santo, se io che sono il vostro maestro ho lavato i vostri piedi, voi che cosa dovete fare? Quanto di voi stessi dovete mettere a disposizione dei fratelli e delle sorelle, perché siete miei discepoli. Il giovedì santo, oltre all'antifona che ascolterete tra poco, c'è anche una composizione poetica composta da Paolino II, patriarca di Aquilea. Uno dei massimi poeti dell'epoca di quella che si dice la Rinascenza, il Rinascimento carolingio, ubi caritas est vera. La Chiesa a quei tempi era afflitta non solo da disagi, ma anche da lotte intestine, da scomuniche o giù di lì vicendevoli. C'era una tensione negativa che era un segno di morte. E quando finalmente, a un sinodo di Cividale, si è raggiunta la concordia, l'unità dei cuori nel nome di Cristo Gesù, Paolino ha scritto: Ubi caritas est vera che noi la cantiamo o solo l'ascoltiamo o ci meditiamo un poco sopra, questo è secondario. Importante ed essenziale è che il nostro amore sia veramente autentico, nel segno della gratuità e della grazia che viene da Dio. Crucem tu amaduramus Domine et sanctam resurrectionem tu laudamus et glorificamus et cenis Inoltrandoci nella liturgia della settimana santa, voi in chiesa dove questo è possibile, voi davanti a una trasmissione radiofonica o televisiva o semplicemente rileggendo i testi del messale, della liturgia delle ore. Ecco, lasciamoci condurre da questa liturgia. Rinnoviamo la nostra fede nell'evento della croce, che non è soltanto strumento di supplizio, segno di scandalo vergognoso. Ma è strumento di vita che nobilita la nostra esistenza. Ed è con questi sentimenti che vogliamo quindi fare nostre le parole di un'antifona, Crucem tuam adoramus domine, Signore Gesù. Siamo di fronte alla tua croce. Non possiamo far altro che adorarti. Come suggerisce una etimologia popolare, ad orarti. Di fronte a questo mistero di sovrabbondanza di grazia e di amore, non possiamo che rimanere attoniti con la bocca aperta, senza parole. E allora nel silenzio lasciamo che si concretizzino alcuni sentimenti, la lode per la risurrezione di Cristo. Preludio della nostra risurrezione. Ecco, quel pezzo di legno, strumento di morte, oggi ancora diventa l'annuncio di una gioia incontenibile per tutto il mondo. Ecce, Enim Propter. crucem venit gaudium in universo mundo e così sia